uff, uff, uff. Proprio così, Dagi. L'acqua che beviamo ha origine nel mare. Ah, il mare! È così grande! È blu! È ondulato! È bagnato! Sì! E così è questa l'acqua che beviamo, Dagi? No, Tag, non è pronta per essere bevuta. E quando sarà pronta, Dagi? Beh, prima il sole deve fare il suo lavoro. Il sole? Quando il sole riscalda il mare, piccole gocce vengono fuori e salgono verso il cielo. E indovinate un po' in che cosa si trasformano? Uccelli! No, Rolly, si trasformano in... nuvole! Uff! Wow! Guardate, lupetti! Siamo delle nuvole! Siamo così soffici! E leggeri! Ci muoviamo! Ma non si possono bere le nuvole, Dagi! Hai ragione, Tag, ma dopo un po' di tempo le nuvole non riescono più a trattenere le piccole gocce e così le devono lasciare andare. E l'acqua ricade a terra. Ora siamo pioggia! Io adoro essere la pioggia! Tra poco faremo splash! Sì, Happy, la pioggia cade e forma... un fiume! Sì! Il fiume scorre giù per la collina! Sì! Tipo così! Sì! Sì. Splash, splash, splash! Oh! E poi l'acqua continua a scorrere dolcemente fino a raggiungere... un lago! È qui che si trovano le balene? Oh! Uff. Non rimbalzano sull'acqua! Oh! Uff. O sulle meduse? Oh, uff. E gli insetti con i secchi? Oh, uff. E come arriva fino al rubinetto? Lo so io! Davvero, Rolly? Sì! Con una grande cannuccia! Beh, in un certo senso è così, Rolly. Cosa? Oh, uff, uff, uff! Oh, uff! Vedete, l'acqua viene risucchiata... attraverso un grande tubo che va... su e giù, di qua e di là. Fino ad arrivare al... rubinetto! Ehi, Dagi, che cosa fai? Oh, off, off! Dagi sta guardando attraverso il telescopio. Oh, posso guardarci anch'io, Dagi? Oh, off! A che cosa serve? Serve a guardare le cose molto, molto lontane, come le stelle e le comete, l'intero sistema solare. Che cos'è il sistema solare? Ve lo può spiegare Dagi, perché lui ha il... distintivo dello spazio. Wow! Allora, voi sarete i pianeti. Oh, off. E Dagi sarà il sole. Oh, off. Il sole? Sì, Tag. Il sole è una stella che brucia luminosa al centro del sistema solare. Wow! Io che cosa sono? Tu sei Mercurio, il pianeta più vicino al sole. Sì! Happy è Venere, il pianeta più caldo di tutti. Caldo. Norri è la Terra. Tag è Marte. E io che cosa faccio? Tu sei Giove, Betty. Wow! Sono enorme! Perché Giove è enorme. Poi c'è Saturno, Urano, Nettuno. E c'è persino un pianeta nano chiamato Plutone. E tutti quanti girano intorno al Sole. Questo è ciò che chiamiamo sistema solare. Pazzesco! Mi piacerebbe andare nello spazio! Ma di che sono queste impronte? Uff, uff! Aha, ottima idea, Dagi! L'enciclopedia delle impronte degli animali!
Si tratta di un puma parigino? No. Forse una capra himalayana saltellante? No. Una lucertola maculata da salotto? No. Un cammello dalla tripla gobba con la coda riccioluta? No. Un babbuino azzurro chiaro dal naso a bottiglia mangia biscotti? No, 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 no! Ci sono. Seguiamole. Sì! Oh, le impronte finiscono accanto a quell'albero. Ci deve essere qualcuno dietro. Non sono qualcuno, tesoro. Io sono Caterina. Un splendido aggraziato fenicottero! Oh, cielo! Perché Caterina è così triste? Io sono la stella della squadra di nuoto sincronizzato dei fenicotteri. Ma sembra che non potrò esibirmi al grande spettacolo perché ho perso una delle mie pinne. Non preoccuparti, Caterina, la troveremo noi per te. Andremo alla ricerca delle impronte! Sì! Ah, è la pinna di Caterina! Ma come è finita qui? Oh! Ecco a te, Caterina! Oh, grazie, miei giovani piccoli lupetti! Ora parteciperai allo spettacolo, Caterina! Allo spettacolo? Oh, tesoruccio, io sono lo spettacolo! Fossile. Scusate, che cos'è un fossile? Questa è una bella domanda, Rolly, ma Dougie ce lo può spiegare. Oh, off! Perché lui ha il distintivo dei fossili. Oh, off, 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 off. Sì, i fossili si sono formati tanto tempo fa. Quando le creature primitive camminavano sulla terra. Wolf. Oh, scusa, Dougie, hai ragione. Dovremmo cominciare da molto prima, quando le uniche creature presenti sulla Terra vivevano nel mare. Oh, come mi piace vivere in riva al mare! Ma a volte possono accadere delle cose incredibili, come le tormente di ghiaccio. O i vulcani. Oh, oh! O le grandi tempeste di sabbia. E così alcune creature rimangono intrappolate per molto, molto tempo. Oh, cielo! E questa un tempo era una piccola creatura? Uff! Ed è molto vecchia? Oh, sì, Rolly, molto, molto vecchia. Ci vogliono milioni di anni per trasformarsi in un fossile. Oh. Oh, off. Oh. Esistono molti altri fossili. Oh, off. Acqua! Splash! Splash! Oh, off, off. Spiacente, Happy. Lo stagno di Dougie non è fatto per i tuffi. Oh. È per tutti gli animali. Quack, 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 quack.
un posto di pace, lontani dal frastuono e dal traffico di tutti i giorni. Una splendida oasi di tranquillità e... Che cosa sono quelli? Il tuo stagno è pieno di uvetta galleggiante, Daggy. Non è uvetta galleggiante, Norri. Uff, uff, uff. Sono dei cuccioli. Esattamente. Il loro nome è Girini. I girini sono cuccioli di lombrichi? No. Cuccioli di pesce? No. Cuccioli di lumaca? No. Non proprio, Lupetti. I girini sono cuccioli di... Rana? Ma non assomigliano alle rane. Non fanno nemmeno il loro verso. Sei sicuro, Daggy? Oh, uff. Oh, sì, Daggy ne è sicuro, Lupetti. Lui ha il distintivo del girino. Oh, uff. Qui dice che i girini non assomigliano alle rane all'inizio, ma poi gli crescono braccia e gambe e diventano verdi. E infine saltano fuori dall'acqua delle vere e proprie rane. Ma è stupefacente! Credete che lo sappiano? Chiediamolo a loro! Sì! Daggy, ti ho mai raccontato di quella formica che vive sul sellino del mio triciclo? Adesso mi tocca andare sempre a piedi. Daggy non si sente bene, Coccinella. Non sappiamo cosa fare. Non fa altro che... Secondo me si tratta di tonsillite, anche se potrebbe trattarsi di streptococco o faringite o laringite o magari di un problema all'epiglottide. Vi consiglio vivamente di causargli uno spasmo muscolare dell'apparato digerente. Ditegli di... Deglutisci! Beh? Non ha funzionato! Ora, che cosa stavo dicendo? Oh, sì! Era una giornata di vacanze molto soleggiata. Il terreno era arido e pieno di crepe. Daggy ha solamente bisogno di scaldare la voce. Io lo faccio per aiutarmi a cantare. Magnificamente! Come vedete, copiate me! Ba 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 ba! Na 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 na! Bru 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 bru! Daggy, ti è mai capitato di ridere così forte da farti uscire il latte dal naso? Daggy non può parlare? Questo sì che mi fa arrabbiare! Ha provato a gridare? No! Perché non ci ho pensato prima? Prova a gridare! È facile! Ero sicuro che avrebbe funzionato! Lo hai mai notato, Daggy? Lo so... Una casetta per gli uccelli! Sì!
carne stupenda, corvi? Sì! Sì! Oh. Non sono stati bravi i lupetti oggi, Dagi? Ben fatto, lupetti! Ora avete il distintivo dello spaventapasseri! Sì! Ah, ecco i vostri genitori! Questo mi sembra perfetto! Io credo che quello potrebbe essere un po' troppo pesante per te, Betty. Ci sono! Al mio segnale, truppa! Sollevate! Da questa parte! In marcia! Ma quello lo dovevo dire io! Guarda che cosa ho collezionato, Dagi! Sassolini! Ed un'enorme e massiccia roccia! Collezione eccellente, Betty! Uff! Ed è anche troppo difficile da suonare. Il ponte è crollato! Oh, grazie al cielo, ci hai salvati! Ho fatto solo il mio dovere! Nessun lavoro è troppo difficile per... Super Betty! E i suoi fedeli aiutanti! Continuando di qua, arriveremo subito! Ma non è da quella parte, nonno ammiraglio? Vedi, questo tipo di alghe cresce solamente in direzione nord-ovest! Ah, sì! Hai ragione tu! Andiamo! Ora andiamo a sud, Betty! I pesci posata non nuotano sempre a sud prima di pranzo? Ah, esatto! Da questa parte! Ci siamo persi! Oh, sei proprio buffo, nonno! Siamo arrivati! Oh, ben detto, Betty! Ottimo! Hai superato il mio esame! E guarda! Ho persino trovato questa! Non vantarti troppo, Betty! Organizziamo le matite per colore! Blu! Arancione! Verde! Giallo! Rosso! No, Rolly! Questa... è una penna! Stiamo organizzando le matite! Vedi? Ora organizziamo i mattoncini per forma! Rosa! Verde! Giallo! Rolly! Sì? Ho detto che li dobbiamo organizzare per forma, altrimenti non entreranno mai! Oh! Rettangoli! Triangoli! Cerchi! Quadrati! Sono entrati! Ora... organizziamo i giocattoli! Per... forma? No, per grandezza! Oh! Piccoli! Medi! Grandi! Abbiamo organizzato tutto quanto qui dentro! Adesso organizziamo le cose... all'aperto! Grandezza! Piccolo! Medio! Grande! Oh. Forma! Sottile! Quadrato! Rotondo! Oh. Colore! Rosa! Verde! Blu! Oh. Marrone! Io devo organizzare... gli animali? Sì! Sì! Oh. Forma! Triangoli, cerchi, semicerchi! Noi siamo senza dubbio la forma migliore. Io preferirei essere quadrata. Allora, oltre alla piccola scala di prima, abbiamo delle piccole impronte. È decisamente un indizio. Seguiamole! Ottima idea, lupetti! Mi scusi, signore. Ha
Ha visto una torta di mele? No, ma ha visto un'astronave. Volava molto bassa, poco sopra il terreno. Interessante. E com'era fatta? Era rotonda e di color marrone. Una vera astronave dall'aspetto croccante. Assomigliava a questa qui? È proprio lei! E l'odore era delizioso! Ho appena avuto un'idea! Anch'io ho avuto un'idea! Sì, ma io ho avuto una buona idea! Anch'io ho avuto una buona idea! Scrivo questo diario dall'isola deserta su cui purtroppo siamo naufragati. Chissà per quanto tempo resteremo qui. Potrei essere diventata una vecchia piovra prima di riuscire a tornare a casa. Fortunatamente fra i marinai naufragati c'è anche Dagli. Grazie alla sua esperienza riusciremo a sopravvivere. La 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 la. Acqua! Sì! L'isola è ancora un mistero per noi. Chissà quali pericoli ci aspettano. Abbiamo trovato molti strani animali esplorando la giungla, come ad esempio i serpenti matita, i gatti di fuoco e le dispettosissime scimmie gomma che attaccano l'accampamento per rubare le nostre preziose provviste. Grazie all'aiuto di Dagli siamo riusciti a ricrearci una vita su quest'isola. Sì! A raccogliere l'acqua del fiume e il cibo dalle piante. Ci siamo addirittura costruiti una casa da soli. Più o meno. E Rolly ha trovato un animale da compagnia. Una capra che abbiamo chiamato Martedì. Io amo Martedì! La cosa che Martedì preferisce è mangiare. Ehi, cosa c'è per pranzo? Non di nuovo, Martedì! È una vita dura. Qualcuno potrebbe dire che questa non può chiamarsi vita. Per pranzo abbiamo una noce di cocco, una zuppa di cocco, uno stufato di cocco e un toast al gusto di cocca sorpresa. Qual è la sorpresa? Non c'è il toast. Qui dice anche che diventerete verdi e pieni di macchie. No, non voglio le macchie! Non vi sento! La 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 la! No! Non è giusto! Ve la state cavando bene! Molto divertente! Siamo molto orgogliosi di te! È imbarazzante! Oh, che succede adesso? Quando è che cominceranno a parlare come delle rane? Più o meno adesso. Io non farò mai un verso simile. Impossibile, questo non succederà mai. Hai appena detto. Anche tu. Ah, crescono così in fretta. Che cosa succede poi, Betty? Lasceranno lo stagno. Se ne vanno. Dove state andando? Io andrò a studiare ingegneria meccanica. Io mi prenderò un anno sabbatico. E io andrò a lavorare in città. Wow, non crescono troppo in fretta? Sembra passato un secondo da quando erano dei piccoli girini. Ricordatevi di telefonare di tanto in tanto. Riguardatevi. Mi raccomando, le buone maniere. Sorridete sempre. Ciao ciao, girini. Volevo dire, rane. Voi credete che se la caveranno? Oh, ma certo, lupetti. Grazie all'aiuto che avete dato loro, se la caveranno benissimo. C'è giusto il tempo per un'altra cosa. Un Dagli abbraccio. Oh. Dagli abbraccio.